Canal, non controlla bene, ancora Canal, giù per Sandrigno, si chiama dalla parte opposta Cilaver, Sandrigno tiene palla, punta Licciardi, finta contro finta, si porta la palla al centro, la mette in mezzo, c'è una carambola di Corsini, è ancora buona sorte, aiuta Scarparo, la deviazione di Corsini, il pallone stava per terminare in porta, Cilaver riconquista di forza il pallone, lo rivede dalla parte opposta, mette in mezzo, Cilaver, giù per Canal che cerca di giocare di prestigio con Scarparo che lo ferma. Sandrigno, posizione di playmaker, prova a prendere posizione al limite dell'area, riceve da Canal, Sandrigno, scarico, anticipa tutti Lima, fa riparte in contropiede, Lima, conclusione ancora di Lima, che cerca la traversa, questa volta Weber è attento, vede partire il tiro, lo alza sopra. Fa vedere Sandrigno a sinistra, lo affronta Lima, scarico per Pellegrini dalla parte opposta a Onorio. Onorio per andare sul fondo, Onorio arriva sul fondo, la mette in mezzo, c'è Scarparo però. Poi Bessa esce, palla al piede, fa tre avversari, affida a Lima. Vampeta di forza, lo riconquista, Onorio, Vampeta, Onorio, Vampeta, sul fondo Onorio, Vampeta, Onorio, Vampeta, e mette in mezzo, gol Sandrigno! Al termine di questa insistita azione, ripetuti scambi, Onorio, Vampeta al limite. La palla è filtrata dalla parte opposta, dove Sandrigno l'ha messa dentro. 3-3. Ora la rimessa dell'alter ego. Onorio. Fra tre Onorio, cerca di andarsene. Fra tre Onorio, Scarparo riesce con un miracolo a chiudere Onorio che era scivolato fra tre avversari. Prova la conclusione di Sandrigno, la finta, la conclusione! Poteva essere l'assist per Vampeta, che non riesce di testa nella deviazione. Palla che sfila di pochissimo lato. Lancio lungo di Scarparo. Per Ramona, conclusione al volo di prima intenzione. Si coordina bene, ma non trova lo specchio della porta. Scambio con Cilaver, va via Vampeta. Cerca di suggerire in verticale. Vampeta al controllo di petto. Va sul fondo, Vampeta termina a terra, tutto regolare, può ripartire l'Asti, 3 contro 1, poi c'è un fallo di Pellegrini che fa correre Lima. Questa volta Weber chiude, fasi concitate e confuse, poi Cilaver, in evidente affanno, spara in fallo laterale. 7 minuti e mezzo, l'alter ego prova ad andare a vincere, Cilaver, Vampeta. Taglio per Onorio dalla parte opposta, va per prendersi il controtaglio, si tuffa Scarparo. Ancora Onorio, si accentra Onorio, salta fra due, Vampeta botta sicura, ci mette ancora la mano Scarparo. Cosa ha fatto questa volta? Batte De Oliveira, la batte alta per Cilaver che arriva alla conclusione al volo, ancora Cilaver. Palla termina alta. Vessa e Diaz, e pressi dalla propria porta, costretto a sparare lontano. In postazione Weber per Onorio che salta l'avversario, cerca il corridoio centrale, Onorio, c'è un rimpallo, ancora Onorio, De Oliveira, gol De Oliveira, gol De Oliveira al 16° su questo pallone portato avanti caparbiamente da Onorio. De Oliveira trova l'angolo lontano con il piede sinistro e alter ego mette la testa avanti, 4-3 alter ego. Cilaver, Canal, cerca di andarsene in banda, Canal, poi Onorio in centro, Onorio fa una Veronica, Onorio cerca di girare Lima che lo chiude. Cilaver prova la conclusione da fuori, Scarparo con una mano e mezza, ancora dolori per il portiere dell'Asti. Ramon va sul fondo, termina a terra, rigore! E allora, rigore per l'Asti. E dalla panchina arriva Bessa, sembrava Lima in un primo tempo incaricato. 1:27 alla conclusione. Bessa ha il pallone per rimettere in parità la situazione. La rincorsa lunghissima
La conclusione, la parata di Weber! E Weber si riscatta! Respingendo la bordata di Bessa, una sventola da 5 metri. Weber resta anche lui a terra ora. Cavinato si accentra, Onorio arriva, lo ferma, tiene palla Onorio, lo ferma Bessa, resta in attacco Lasti, 45 secondi. Onorio con questo pallone, Canale porta vuota, ci arriva Lima che salva ancora Corsini. Palla imbucata per Lima, Lima, al limite Lima! E Weber riesce a salvare coi pugni. Corsini cavinato, porta il disturbo Onorio, poi Canale. Corsini, giù per onda, Weber ferma questo pallone e poi subisce il fallo ed è sesto. Weber subisce il fallo, è sesto fallo per l'Asti. Sandrigno cerca di quadrare la porta, ma salva Ottaviano, è entrato ora in questi ultimi secondi. 8 secondi, Bessa, Corsini prova a metterla in mezzo, c'è il velo di Diaz, Pellegrini, palla finisce qui e l'alter ego vince 4-3, soffrendo incredibilmente. Vittoria importantissima, ma chapeau a questo Asti che fino all'ultimo secondo ha fatto soffrire l'alter ego. Andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Solita alter ego che regala spettacolo fino all'ultimo secondo, ma qualche volta un po' di emozione potreste risparmiarcela. No, perché così la gente sa che ogni volta che arriva qua a San Martino veramente arriva a sfruttare di una bella gara. Abbiamo fatto praticamente tutta la stagione qua a San Martino e credo che la squadra, cioè un cuore della Madonna, no? Solamente, cioè, due volte sotto marcatore hanno fatto, ma il mondo è meglio arrivare qua a guardare una gara di calcio 5 che non andare al cinema. Un alter ego che ha cominciato un po' in difficoltà, l'Asti forse vi ha sorpreso in velocità, poi avete preso le misure, però il problema è metterla dentro. Il problema è metterla dentro e si gioca contro altri, capito? Cioè, alter ego no, alter ego Luparense non fa una partita da solo, gioca contro un'altra squadra e questa squadra gioca bene. Secondo me credo che dello meglio dell'Italia girando palla, e fa fatica, sono giovani, hanno tanta voglia, tanta grinta. E sempre ha avuto questo punto di fortuna di mettersi sempre davanti al marcatore e è stato veramente, cioè, ha fatto fatica, cosa vuoi che ti dica, è così. Battere un Asti sicuramente ha dato filo al torcere. Un Asti che ha giocato benissimo, è venuto qua e ci ha fatto correre, abbiamo corso e siamo riusciti a vincere, abbiamo portato a casa i 3 punti, ancora sei partite non sapevo neanche, però bene. Sto segnando, aiutando la squadra, quello è più importante. Abbiamo vinto con un gol di scatto e speriamo continuare così. Ancora 2 partite per la regular season, siamo di nuovo secondi e speriamo di restare lì. Tante occasioni, ma nel momento decisivo, per un motivo o per l'altro, il pallone non va dentro. Un po' di frenesia da parte vostra, un po' di bravura del portiere. Credo che questa è un po' la Luparense negli ultimi anni. Creiamo tanto, facciamo tante occasioni e non riusciamo a fare tutti quei gol che magari dovevamo fare e alla fine ci complichiamo la vita, no? Continuiamo così, vuol dire che stiamo giocando bene, se creiamo tanto e prima o poi riusciremo a fare 10, prima o poi riusciremo, tante partite abbiamo finito a secco, continuare così su questa strada, stiamo giocando bene e va bene così. Solita vittoria soffertissima, un Asti che ha tenuto botta fino alla fine, 3 punti quindi doppiamente importanti per il morale. Beh, 3 punti che valgono doppio perché sicuramente una squadra, l'Asti, che poteva ancora competere forse con noi per i primi 4 posti in classifica, 3 punti che valgono doppio perché giunti in modo sudatissimo, sofferti, quindi di solito i punti migliori sono quelli che si ottengono soffrendo in campo e sudando fino alla fine perché ti danno anche una mentalità più forte. E alla fine comunque per noi oggi era importante vincere in qualsiasi maniera, non è stata una delle migliori partite, poi siamo stati anche bravi 3 volte a recuperare il risultato e abbiamo avuto un po' di... cioè dopo è stato bravo Weber a 1 minuto alla fine che ha parato il rigore decisivo di Bessa e anche noi ogni tanto un po' di fortuna non ci dispiace averla e oggi stasera
intanto festeggiamo il secondo posto, sapendo che le ultime due partite saranno veramente una battaglia come stasera, perché nessuna squadra viene qua, nessuna partita è decisa subito, tutte le partite sono finali per tutte le squadre, perché tutte hanno bisogno di punti, e il campionato è bello così, perché alla fine non c'è niente di deciso. Un canale regolarissimo, segno sempre. Vampeta, forse un periodo di forma infelice? Ma probabilmente si sta riposando per i playoff. Ci sta anche che uno come Vampeta, che ha fatto tutte le partite quest'anno, ha fatto 3-4 raduni con la nazionale, ha giocato le qualificazioni agli europei, ci sta anche un calo di forma. Per quello che potrei pensare, è meglio che venga adesso piuttosto che venga ai playoff, perché alla fine, bene o male, un giocatore in 10 mesi di attività un piccolo calo di forma lo deve avere. Poi, se tutto questo noi alla fine vinciamo, tutto va bene. Allora, l'Altrego vince 4-3 sudatissimo contro un ottimo Asti, riconquista il secondo posto a due partite dalla fine. Ci vediamo fra 15 giorni qui con l'Augusta per chiudere la regular season. Da San Martino di Lupari, da Riccardo Piva, è tutto. Fra 15 giorni ci rivediamo. Prefabbricazione del 1943. Nicovelo SPA a Fontaniva, Padova. www.nicovelo.it